lascia passare una battuta a Sossi, quasi l'ex, quasi nuovo esponente del partito pensionati, almeno per la famulare, tanto insomma a distanza che siamo là, per cui anzi te sei un po' più magro, sti tira su qualche chilo ancora. Allora, senti, anche qui il tuo intervento per quel che riguarda il concetto delle parti estive è che in realtà ci sono stati degli errori di comunicazione, insomma c'è qualcosa che non è andato e adesso ci troviamo in sto casino. Da ex sindacalista che purtroppo conosci anche molto bene, che sono pochi sindacalisti seri, come la vedi? E soprattutto come lo usciamo? Perché adesso il grande rischio è che la gente si butti in malattia. Può essere questo un rischio, io credo che anche però nel momento che giustamente rivendicano la loro professionalità sanno benissimo che è un rapporto anche iniziato e deve continuare con i ragazzi anche se sono diversi, con i bambini che sono diversi. Io spero che non si scelga la strada della malattia, diciamo così, ma si scelga, e questo è corretto e l'ho detto anche nell'intervento, evidentemente sono stati commessi degli errori nella gestione di una situazione molto delicata, molto delicata. Senti, siamo in una situazione quasi da guerriglia urbana all'interno del Consiglio Comunale e ci sono comunque delibere importanti a provare. Noi registriamo e nel momento in cui stiamo registrando non abbiamo ancora manco cominciato a parlare della prima delibera. Non sarebbe stato forse il meglio di sospendere, dirci vediamo domani, perché onestamente adesso noi lo seguiremo, però insomma è un clima veramente da guerriglia urbana. Certamente, a parte perché insomma effettivamente le delibere che noi tratteremo, arriveremo alla TARES, no? Complessivamente all'impianto del regolamentare e sul piano economico finanziario della CEGAS, ci sono, e questo l'abbiamo ammesso anche negli emendamenti, ci sono delle opinioni diverse anche all'interno della maggioranza. Quindi lo spiegheremo in maniera più specifica, però anche per SEL e pezzi di DV, penso, no? Noi siamo consapevoli che il 10% di aumento è un aumento duro da sopportare per una città e per un posto che è stressato da tutte le tasse. Ricordiamoci che già la giunta di piazza l'ha già messo al massimo, tutto quello che poteva mettere al massimo, quindi insomma è da lunga data che la città paga tanto. Certo, è che a Cegas ha una concezione del comune come bancomat.